Si sono aggiunti Giordania e Turchia alla lista dei paesi che hanno deciso di sospendere i voli per Tel Aviv. Intanto a Parigi sono atterrati i primi passeggeri della Delta Airlines ad aver fatto le spese con il provvedimento. Il loro volo New York-Tel Aviv è stato dirottato sulla capitale francese. Ci hanno spiegato le ragioni del cambio di destinazione. C'è stata un po' di confusione sul volo, ma ora che siamo a terra sono stati tutti estremamente utili. Non sappiamo cosa dobbiamo fare, sono tutti agitati. Le linee sono andate in tilt cercando di trovarci hotel e nuovi voli. Lo scalo internazionale Ben Gurion di Tel Aviv resta aperto, ma viene disertato per motivi di sicurezza dopo che un razzo palestinese è arrivato vicino allo scalo martedì. Il ministro dei trasporti israeliano ha comunicato che in alternativa verrà aperto l'aeroporto Uvda nel Negev.